Con Idrissa a apprezzare profondamente quello che ha detto. Ne parlammo nella passata legislatura a proposito della salute e che in due parole riassunse la voglia di vita, la voglia di vita e di salute dei cittadini. Oggi ha detto indifferenza, legalità, legittimità e rappresenta appieno la situazione che leggiamo in questi giorni sui giornali e che vediamo alla televisione. L'indifferenza dello schiacciamento di un lavoro che è diventato una schiavitù, l'assenza di legalità non solo dello Stato ma anche di quella più minuta. Quindi anche dei diritti elementari di quei cittadini stranieri che lavorano per 20 euro 15 ore al giorno. E la legittimità, in questo caso per legittimità intenderei la legittimità di uno Stato che non è presente, che fugge dalle proprie responsabilità e nello stesso tempo dal nord abbaia contro lo straniero. Io aggiungerei a questa discussione anche quello che in questi giorni leggiamo sulla riforma della scuola, le classi che non possono superare il 30% dei bambini stranieri. Se in questi giorni guardate sui giornali, noi leggiamo, ma anche in grandi città, a Roma, a Milano, dove ci sono dei luoghi dove i bambini stranieri sono più del 90%. Allora ci viene da domandarci, insieme a quelle insegnanti che hanno fatto il percorso da quando magari parlavano romano stretto, milanese stretto, dove non c'era nessun bambino straniero e che magari nel giro di 15 anni si sono trovati una popolazione completamente cambiata, con la sua responsabilità di insegnante completamente da ricostruire, perché doveva insegnargli la nostra lingua, per i loro diritti, e nello stesso tempo pensare che probabilmente una parte di quei bambini forse non avrebbe potuto frequentare quella scuola, quella più vicina a casa, quella più utile ai propri genitori, quella più utile a loro per vivere insieme a una comunità di bambini. Allora io credo che questo elemento, se lo aggiungiamo a tutti gli altri, se lo aggiungiamo anche alle cose che diceva Paolo prima, quelle dei temi della sicurezza e della necessità sempre più costante dei controlli sui termini della sicurezza, non solo quando lavorano ma anche quando non lavorano gli stranieri, perché il rischio del ricatto è costante, è perenne. Io penso e mi auguro che la nostra città sia lontana da queste esperienze, ma se si cambia il volto di una popolazione anche di città importanti in 10 anni, noi dobbiamo cominciare a preoccuparci anche per la nostra, di dare a loro i nostri diritti, la nostra responsabilità verso l'accoglienza e soprattutto avere di fronte non singoli individui, ma delle comunità che si organizzano, come è successo negli anni passati e come sta succedendo adesso, dove diventano non interlocutori supini, ma dove consolidano il loro essere interlocutori come rappresentanti delle loro comunità, perché credo che sia un elemento di dignità, di diritto, che sia un elemento di trasparenza, che possa essere anche un elemento di scontro se non di scambio. Allora, mettiamo insieme tutte quante queste cose, che magari in appena 20 o 30 minuti abbiamo tutti quanti sottolineato. E partiamo dalla scuola però, partiamo da costruire fin da adesso le nostre scuole dei prossimi anni. Allora cominciamo da subito con i nostri dirigenti scolastici, proprio a partire dalle scuole di base, per riuscire a capire come loro non dobbiamo rispettare quel 30%, ma come si ragiona sul patto di stabilità, come facciamo a sforare quel 30%, ma fare in modo che quei bambini che stanno in quelle scuole possano studiare insieme, giocare insieme, vivere nella solita comunità,
senza l'ansia di domani che fine farò. E allora credo che questa discussione su questo argomento stasera sia stata una buona discussione e che impegnerà questo Consiglio Comunale a lavorare con profonda attenzione e con profondo impegno a far crescere questa comunità di cittadini stranieri che hanno scelto di vivere nella nostra comunità e sono, credo, di più del 10%, sono di più del 10%, e a farli sentire non solo cittadini di Empoli, ma a pieno diritto cittadini italiani. E credo che questa sia una grande partita e anche molto dura. Bene, grazie a tutti. Possiamo ricominciare l'esame delle osservazioni e ripartiamo dalla 34/7. Ingegnere, credo. Prego. La osservazione 34/7 è di contenuto analogo a una in precedentemente analizzata per quanto riguarda il discorso dell'adeguamento alla normativa in caso di incentivazione all'utilizzo di energie rinnovabili. Ancora vale la pena di precisare che non esiste contrasto tra la normativa comunale e la normativa statale, per il semplice fatto che la normativa statale prevale sulla normativa comunale e che solo e soltanto in tema di maggiorazione rispetto ai minimi previsti dalla legge statale il comune può dettare sue normative. Quindi il rispetto della norma di legge statale è garantito, sono il più che dovrà essere regolamentato, come dovranno essere regolamentati gli incentivi, ma non c'è assolutamente contrasto tra la previsione di piano e la previsione statale ed è inutile inserire le normative, specialmente in continuo dinamismo come sono le norme sulle energie rinnovabili. Ho concluso e in questo senso gli uffici propongono di non accogliere l'osservazione presentata. Grazie, ci sono domande? Consiglieri, interventi? Dichiarazione di voto? Numeri di votanti? All'incirca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brava, non si accolta te perché è questa. Consiglieri, prego, prendete posto, bene. 26. C'è anche lì, non lì. Sì, 26. Chi è favorevole, prego, alzate la mano. Diciannove. Chi è contrario? Chi si astiene? Sette. Allora, 34/8. Prego, ingegnere. All'interno del regolamento, ricomincio da capo. Allora, l'osservazione 34.8 propone di modificare il testo dell'articolo 75.4 patrimonio edilizio esistente e di sostituire la parola piano di recupero con progetto unitario sostenibile. Cosa significa?
Nel modificare le normative sulle zone agricole è stato introdotto il limite di 80 metri quadri e l'obbligo del piano di recupero per